Ecco la mascotte che scapperà via subito. Sei pronto per il chilometro lanciato? Pronto? Via. Il nodo della vita. Jean-Michel Vapereau, psicanalista, ha fatto cadere la forbice, il gatto, matematico, è noto per i suoi lavori sulla teoria dei nodi. Negli anni 70 era uno dei giovani matematici che collaboravano con Jacques Lacan nella sua indagine sul nodo Borromeo e la sua relazione con l'inconscio. Jean-Michel Vapereau, in questo libro, è intervistato da me, da Giancarlo Calciolari, e narra la sua avventura psicanalitica e matematica a partire dall'incontro con Jacques Lacan. La testimonianza riguarda anche lo specifico dell'approccio topologico di Jean-Michel Vapereau, senza il quale è impossibile intendere anche un solo elemento degli anni topologici. Dal 1972 al 1980 di Jacques Lacan. Tra le opere di Jean-Michel Vapereau abbiamo Essaim, Fascio, Le groupe fondamental du nœud, il gruppo fondamentale del nodo, dell'85. Poi abbiamo Étoffe, Les surfaces topologiques intrinsèques, Stoffa, Le superfici topologiche intrinseche, del 1988, e abbiamo Nœud, La théorie du nœud esquissée par Jacques Lacan, Nodo, la teoria del nodo abbozzata da Jacques Lacan, del 1998 questo. Entrambe sono edite da Topologie en extension, Parigi. Questo è il libro edito da Transfinito, Jean-Michel Vapereau, Lacan e la topologia. L'edizione di questo libro è bilingue, italiano e francese. C'è quindi l'originale francese e la traduzione dal francese che è a mia cura. Il testo sono due interviste, una del 2008 e l'altra del 2009. Nel 1972 lo psicanalista francese Jacques Lacan si imbatte nel nodo Borromeo, che gli va come un anello al dito, traducendolo alla lettera, oppure diremo meglio in italiano che gli va come un guanto, lo calza benissimo. Per proseguire nell'elaborazione psicanalitica, nel confronto con la teoria topologica dei nodi, Lacan richiede la collaborazione di alcuni giovani matematici, come già in precedenza aveva fatto nel caso della lingua cinese o di quella ebraica, avvalendosi di esperti. Lacan avvia una ricerca in topologia con Pierre Soury, Michel Thomé e Christian Léger, che era un terzetto di amici che abitavano assieme, e in una posizione a parte si è avvalso anche della collaborazione dell'ancora più giovane Jean-Michel Vapereau, che farà intervenire anche in una seduta del seminario. Perché è importante questa parte dell'insegnamento di Jacques Lacan? Perché è quella più travisata, la meno considerata, quasi fosse piuttosto un frutto della sua senilità, ovviamente demente. Invece l'elaborazione di Lacan è proceduta introducendo ulteriori novità anche negli ultimi 8 anni.
lo stesso curatore dei seminari, il genero di Lacan, Jacques-René Miller, lettore dei matemi negli anni 60 e non della topologia degli anni 70, non a caso dei seminari topologici ha pubblicato solo quello sul sintomo. I seminari topologici sono proprio gli ultimi seminari che restano da pubblicare dopo più di 30 anni dalla morte del grande psicanalista. Perché mai Lacan ha consegnato il destino della sua psicanalisi all'insegnamento di una sua altrettanto specifica topologia. Topologia che non è più matematica, come la sua linguistica, che chiama appunto linguisteria per differenziarla dalla linguistica universitaria. La mia ipotesi non è solo in direzione della demedicalizzazione e della depsicologizzazione della psicanalisi, ma soprattutto in quella di ancorare la sua elaborazione a delle precise questioni affinché la marea nera splendente dell'occultismo, nel suo colmo illuministico, non potesse più mettersi sopra le mani. Non si può dire, peraltro, che la cosa sia riuscita. Allora abbiamo posto a Jean-Michel Vaperot due serie di questioni, l'una rispetto alla testimonianza del suo percorso con Jacques Lacan e l'altra che riguarda il suo itinerario successivo di matematico e di psicanalista. Qual è la questione che Vaperot pone agli altri psicanalisti e alla psicanalisi? La scrittura matematica della psicanalisi. Com'è possibile? È per questo che Vaperot ritiene che Lacan abbia concluso il campo di ricerca analitico e che quindi non resti altro che la formalizzazione logico-matematica o topologica dei vari aspetti rimasti in sospeso. Ovvero intende che non ci sarà più un altro caso come Lacan, dopo Lacan, e che c'è stato dopo Freud. Così ho posto semplici domande sul come abbia conosciuto Lacan e su come abbia poi frequentato Pierre Soury. Vaperot parla pure delle due grandi organizzazioni che si sono costituite dopo la morte di Lacan, il gruppo dei medici con Mellman e il gruppo degli epistemologi formatesi all'École Normale con Jacques-Alain Miller. E poi ci sono questioni sull'esperienza di Cantor, l'inventore dell'infinito in matematica, in onore del quale ho dato il nome alla rivista online che dirigo dal 2001, per l'appunto Transfinito. Altre questioni riguardano l'esistenza o meno del metalinguaggio, quella se Vaperot resti sempre nell'ambito della teoria degli insiemi. Cerco insomma di capire se la sua algebrizzazione doppi quella di Lacan o se si possa anche parlare di una pragmatica della scrittura matematica, una scrittura matematica formulata ciascuna volta rispetto all'esperienza e non rispetto a una logica già data e divinamente o ontologicamente immutabile. E gli chiedo anche precisazioni sulla sua logica classica modificata con l'introduzione di una seconda forma di negazione.
sono dettagli molto specifici all'interno del suo itinerario, ma non per questo meno interessanti quando per l'appunto si voglia intendere il suo contributo a Lacan e l'itinerario stesso dello psicanalista francese negli ultimi anni della sua vita e del suo insegnamento. Rispetto alla testimonianza va però tocca anche la questione della volontà di Sully di cominciare l'analisi con Lacan, quando peraltro la stava già facendo con Jean Clavreul. La questione è importante perché c'è un'ipotesi che corre nell'ambiente degli psicanalisti lacaniani che sia diventata questa una motivazione importante nel suicidio poi compiuto del matematico Pierre Sully. Io ne approfitto di trovarmi davanti a un tale testimone e gli chiedo anche notizie su altri matematici che incontrarono Lacan. È il caso anche di Jacques Rigaud, che lo conobbe negli anni 50. Molto interessante l'asserzione di Vaperot che Lacan diviene Lacan né con la pubblicazione della sua foto sulla copertina dell'Express nel 1957 né con la pubblicazione dei suoi scritti nel 1966, ma quando dedogmatizza Freud. Che cosa intende? C'è dunque questa confusione tra parola e scrittura, e Lacan fa cose che sono assolutamente sconvolgenti di equivoci, che tutto il mondo vorrebbe oggi accanirsi a ridurre, a fare scomparire, ad appiattire per avere una versione dogmatica e unica, un monolite, allorché giustamente Lacan ha fatto il lavoro di dedogmatizzare Freud. Quando ci si renderà conto di questo, si leggerà Lacan e Freud in modo differente. Leggerlo senza sacralizzazioni di cappella. Questo è dedogmatizzare, leggere con libertà un testo senza dover pagare dazi di in qualsiasi tipo a strutture associative a stampo teologico. Ecco una scheggia della sua testimonianza. Oggi abbiamo delle persone che sono nella postura di dirci: ho capito tutto, supervisiono tutto. Le parole d'ordine sono oggi: ho capito tutto, Lacan è vecchio, Freud è la Vienna del XIX secolo, è tutto a posto. Finalmente la parola d'ordine silenziosa che non si pronuncia è: come evitare Lacan? Perché ci fa paura, narcisismo, psicosi. Non si sa, le sorelle Papin se ne ha paura, Auschwitz, Hiroshima. Allora, come schivare Lacan? Come fare in modo che non lo si legga, dando anche l'impressione che ciò non ponga nessun problema? Il miglior modo di fare è di essere lacaniano. Lei sa bene che dai lacaniani nessuno vi poserà delle questioni. Si può dire qualsiasi coglionata. Spesso, a meno di imbattersi in persone un po' agitate, come Vaperot o Alice Sterna, che scuote
che scuote un po' di tanto in tanto l'oratore perché ha detto delle grandi stupidaggini. In generale si è nella doxa, nessuno pone questioni, tutto va bene. Noto per non rispondere sempre alle questioni che gli vengono poste in questo volume di interviste, Jean-Michel Vaperot risponde a ciascuna domanda e con dovizia di particolari.